Mamma, dove mi hai portato? Oggi siamo a Plymouth, è una località molto famosa del Massachusetts. Perché? Perché? Perché qui è avvenuto il punto di attracco della Mayflower, la nave che ha portato i primi padri pellegrini qui e che poi sono diventati fondatori delle prime colonie statunitensi. Mm-hmm. Quindi è un posto molto importante. Adesso andiamo a vedere questo sasso enorme che è la roccia di Plymouth, dove ha attraccato appunto la nave. Ecco qui, guarda un po', vedi questa pietra enorme, questa roccia? Uh-huh. Sopra c'è incisa la data, 1620, è questa la data in cui sono arrivati i primi padri pellegrini, che poi hanno fondato le colonie, perciò è molto importante. Si trova all'interno di questa struttura, che poi magari inquadriamo da fuori, perché adesso ovviamente siamo al suo interno, quindi non posso fare una ripresa migliore di questa. Comunque ecco, sta qui sotto. Ecco qui la struttura. Non si vede un tubo. C'è tutto quanto il sole dall'altro lato. E vabbè, comunque si capisce. Guarda qui che bello. Tutto quanto questo paesaggio con le barchette, gli yacht. È bellissimo. Veramente uno spettacolo. Paola, quindi quest'anno si celebrano i 400 anni dall'arrivo dei primi pellegrini. Wow. Guarda come sono contenti questi, sulla barchetta. Vero, va? Sì. Ti piace qui? Che dici? Carino, molto bello. Laggiù c'è freddo. Più o meno, diciamo. Stai col giacchetto. Guarda, un altro yacht. Tieni, guarda che bella vita questi. Adesso fa caldo. Era ora. Guarda che bellini questi negozietti, che vendono i souvenir, vendono le cosine per andare al mare. Ma guarda che belle queste magliette, oh! Proprio da pirata! Esatto, sì! Mi piacciono! Ma guarda quanto sono carine queste sedie! Veramente belle, tutte colorate! Vedi come si rilassano! Guarda un po'! Ziggy's Ice Cream! Qui vendono il gelato! E qui, mamma mia, restaurant. Paola, guarda qui che c'è scritto fuori dal mamma mia restaurant. Enjoy some delicious Italian food. Ma ci possiamo fidare? Io non mi fido. Ma guarda i sassi così. Ma come sono fatti? Ci vedevo staccomanda qualcosa. Ma simpatica questa cosa. Mi hanno attaccati così sul muretto. Vedi lì come mangiano tranquilli sulla terrazza. E guarda lì giù, c'è un ponticello. Andiamo a vedere. Ci sei? Sì. Mamma mia. Guarda, vogliamo attraversare quel ponticello? Andiamo a finire lì sugli scogli. Oddio, veramente non sono tanto convinta di voler fare ma questa dai, cosa. Adesso scendiamo. Lo sai che tua madre si ammazza e poi non sa nuotare. Mamma, ma che sono queste scatole? Quelle scatole? Quelle, se non sbaglio, sono per pescare le aragoste. Andiamo a vederle un po' più da vicino. Mi stava per investire. Sì, mi sa che prendono le aragoste con queste, vedi? Uh-huh. Guarda quello laggiù, c'ha i capelli fucsia. Paola, guarda, una famiglia di Amish. Il capitano Mario. Sai, Paola, poi qui agli americani gli piace tanto stare sulle panchine a guardarsi tutto quanto il paesaggio.
magari ci stanno le panchine che stanno sulla riva dei laghi, sulla riva appunto del mare, e stanno là sedute e guardano tutto il paesaggio. Ma dopo ci mettiamo anche noi sedute, va bene? Va benissimo. Vedi Paola, poi laddove non ci sono le panchine, la gente non vuole usare le panchine, si porta le seggiolette da casa per guardare il mare. È così, passano il tempo in questo modo. Però è bello, dai, rilassante. Ecco qui, altri spettatori. E poi ci sono io. Che cammini e basta. E non ti faccio sedere, ok? Stiamo facendo il reportage, Paola, dai, dobbiamo camminare. Io sono stanca. Ma non è possibile, sei giovane e forte. No, infatti. Ecco, questi stanno facendo anche il picnic, e noi quando mangiamo... Guarda che spettacolo. E poi c'è lui, il pescatore.